Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, lievito per dolci, vanillina, uova, zucchero, cacao amaro in polvere, mascarpone, latte intero, sale, olio di semi di arachidi, savoiardi e caffè zuccherato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero e le uova. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby per 10 minuti, 37 gradi. Velocità 4. Aggiungiamo il mascarpone. Il latte. L'olio. E la vanillina ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Togliamo la farfalla. Aggiungiamo la farina, il lievito e il sale. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 3. Versiamo metà del composto in uno stampo a ciambella del diametro di 24 cm ben imburrato e infarinato. Il resto dell'impasto lo lasciamo nel boccale. Aggiungiamo il cacao e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Versiamo l'impasto scuro su quello chiaro. Versiamo il caffè in un piattino che ci servirà per inzuppare i savoiardi. Inzuppiamo i savoiardi e posizioniamoli sulla superficie della torta. E proseguiamo così fino al completamento della torta. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Decoriamo con cacao e chicchetti di caffè. Ciambella tiramisù. Grazie e alla prossima ricetta.